professor Pietro Marino, autore di un importante testo critico all'interno del catalogo di questa mostra, qual è stato il ruolo del liceo artistico nell'ambito della realtà culturale e artistica barese in questi 50 anni? Ma è stato un ruolo molto importante, direi decisivo, perché nasce nel 68, quindi un anno di cui lo ricordiamo per altri episodi che appartengono alla nostra storia civile, politica, sociale. Nasce quindi come il momento in cui matura a Bari e quindi anche in Puglia una nuova idea di arte come forza creativa, come forza dell'immaginazione aperta a quello che avveniva nel contemporaneo, nel mondo. E quindi è un salto di qualità sia dal punto di vista della formazione che della informazione per l'arte. Infatti due anni dopo nasce anche a Bari l'Accademia d'Arte, quindi si corona questo sogno di dare alla libera creatività degli artisti anche una base culturale, una base di conoscenza, una base critica. Ci troviamo davanti a un'opera realizzata dall'artista Biagio Caldarelli, un autore che ha sperimentato nella realizzazione di quest'opera una ricerca concettuale. Infatti, proprio quello che dicevo prima, Biagio Caldarelli è proprio il rappresentante di questa generazione che, raccogliendo l'eredità e anche in parte contestandola, come avviene nel passaggio di generazioni, comunque apre a questo mondo nuovo dove l'arte non è soltanto un consumo di belle immagini, ma è anche un modo per pensare sul mondo, per conoscere il mondo, per riflettere sul mondo. E questa è proprio una tavola molto emblematica, questa credo sia dei primi anni 70, dove lui disegna, dipinge un alfabeto secondo i vari caratteri di stampa, cioè come una sorta di tavola che riassume quelli che sono gli archetipi, i principi della comunicazione. Quindi un'opera che si pone in continuità, in linea con quelle che erano le ricerche di quegli anni 70. Infatti lui lavora fra il momento in cui è maturata la pop art, ma il momento in cui sta emergendo l'arte concettuale. Quindi fra questi due versanti nuovi, e anche apparentemente in conflitto, ma che comunque parlano di società, lui esprime, nascendo qui, lavorando qui, avendo studiato appunto al liceo artistico, perché per questa ragione sta qui, perché è stato uno studente del liceo, dimostra credo in modo esemplare, ecco perché sta in apertura di mostra, quello che, tornando alla domanda iniziale, il liceo è stato, e quindi il momento in cui Bari coronava una sorta di sogno di progresso. Poi il passato, il dopo, è un'altra storia. Quindi un periodo di grande fermento artistico. Lei che ha seguito e scritto tutti questi artisti, possiamo dire che il contributo di questi artisti che hanno frequentato il liceo artistico è stato veramente notevole nell'ambito dell'attività artistica nazionale italiana? Certamente alcuni sono stati importanti anche a livello nazionale o internazionale. Faccio il nome per tutti, quello di Pino Pascali, che proprio in quell'anno 68 esponeva la Biennale di Venezia. Ma poi lasciando da parte il conto di quanto abbiano influito, no, tenendo conto per alcuni sono diventati anche docenti di accademia, sono andati fuori, ma anche stando qui hanno partecipato a mostre importanti. Quello che a noi credo interessi è che veramente sono stati protagonisti di un momento di desiderio di crescita e di liberazione anche da vecchi schemi. E quindi la storia dopo di Bari credo che debba essere letta anche in questa dimensione. È una mostra che celebra tre generazioni di artisti. La scelta è stata tra maestri e studenti, che sono per noi tutti gli artisti, che hanno lavorato, che hanno fatto, diciamo, del loro lavoro d'artista una professionalità che poi hanno speso anche al di fuori dei confini regionali. E quindi anche il criterio con i quali abbiamo scelto gli artisti è un criterio sulla qualità soprattutto.
soprattutto, no? Che sceglie la qualità e soprattutto tutti quegli artisti che hanno avuto un ruolo nella nostra città, anche fuori dalla nostra città, che a volte sono stati alunni e sono ritornati come docenti nel liceo, che hanno insegnato, sono stati artisti, quindi hanno avuto questa professionalità che in qualche modo osmotica sia con l'istituzione che con il territorio. Quindi un'istituzione, se vogliamo, che ha una doppia finalità, anche quella di analizzare l'evoluzione delle ricerche artistiche nel nostro territorio. Sì, ovviamente questa è una selezione, come tutte le selezioni è parziale. Però è una selezione che tiene conto anche dei vari linguaggi che poi gli artisti, perché non c'è solo la pittura ovviamente, ma tutti i linguaggi del contemporaneo, e soprattutto abbiamo scelto, devo dire che Pietro Marino mi ha dato una grande mano e non posso non ricordarlo, per scegliere, perché poi lui è la memoria storica di tutta questa storia della nostra città, quindi abbiamo cercato di scegliere gli artisti mescolando un po' i linguaggi, infatti c'è anche Onofrio Catacchio che è un fumettista di grande valore, e che ormai lavora fuori, lavora a Bologna e comunque ha una visibilità ormai internazionale. Quindi una mostra che rappresenta un dialogo e un incontro fra diverse ricerche stilistiche, diverse tecniche e anche fra alunni e docenti, se vogliamo, no? Quindi annulla un po' anche questa gerarchia accademica. Sì, annulla un po' tutto, perché l'idea è quella di presentare gli artisti con i loro specifici linguaggi. Devo dire anche che questa è la festa della scuola, e la festa della scuola i ragazzi sono i grandi protagonisti, ogni ragazzo ha adottato un'opera, se venite a visitarla ogni giorno un ragazzo vi spiegherà che cosa succede qui, i ragazzi hanno lavorato all'allestimento, i ragazzi hanno lavorato alla grafica, sono loro che hanno fatto la comunicazione, siamo molto orgogliosi di averli coinvolto in queste avventure. Quindi un'avventura che promuove anche il valore del liceo artistico, coinvolgendo anche i ragazzi e mettendoli in gioco nelle loro professionalità e competenze che hanno acquisito in questo percorso. Sì, loro devono sempre confrontarsi. Noi diciamo che facciamo alternanza scuola-lavoro anche all'interno della scuola. Siamo sempre dei committenti, insegniamo, ma ci poniamo sempre come committenti nei loro confronti. Quindi loro devono dare sempre il meglio anche quando lavoriamo nel curricolare. Per loro è stata una grande festa, si sono impegnati e credo che i risultati si possano vedere. Una domanda alla Marilena Di Tursi, storica dell'arte anziché insegnante. Qual è la prospettiva che si presenta nell'ambito dello sviluppo dell'arte pugliese in questo momento? Cosa manca a Bari in questo momento? Cosa si spera che un territorio come Bari possa ricevere e recepire per valorizzare al meglio i suoi talenti? Beh, quello che io ho sempre detto, che ho sempre scritto, adesso non faccio più la professoressa ma faccio la giornalista e la critica, è quello che ho sempre detto anche nei miei articoli, mancano dei riferimenti istituzionali, noi non abbiamo dei riferimenti istituzionali, per cui ogni volta è come se cominciassimo da zero, non c'è la rete, speriamo che questo polo del contemporaneo finalmente veda la luce, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di una rete, abbiamo bisogno di un sistema, questi artisti che sono soprattutto i giovani, io guardo con grande, la mia sensibilità va soprattutto a loro, perché di loro mi sono sempre occupata da quando facevamo GAP, i giovani artisti pugliesi, quindi c'è bisogno di un impegno da parte dell'amministrazione affinché anche noi in Puglia possiamo entrare in una rete che ci rappresenti e che ci dia una visibilità opportuna per i nostri talenti.